Buonasera, la settimana si è conclusa in modo positivo su tutte le principali piazze finanziarie internazionali, anche se questa positività non è la stessa per tutte le borse e per tutti i mercati, né per intensità né per il contesto attraverso il quale possono essere analizzate graficamente. Se pensiamo all'Italia, c'è molta volatilità intraday, vengono momentaneamente battute alcune resistenze, vengono violate momentaneamente alcuni supporti, ma in realtà è qualche settimana che il mercato continua ad avere un andamento fondamentalmente laterale all'interno di un trading range. Per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500, quindi il mercato americano, ha fatto un doppio massimo sull'importante livello 2110 e da lì il mercato è sceso e continua a rimanere forte semplicemente perché vi sono, come ad esempio è successo oggi venerdì, alcuni dati macroeconomici molto importanti che ne fanno mantenere forza. Se pensiamo al mercato asiatico, anche questo sta salendo, ma si tratta semplicemente di un normale fisiologico rimbalzo dopo la debacle e il crollo che lo ha caratterizzato, li hanno caratterizzati durante i periodi estivi. L'unico mercato veramente forte, autonomamente forte, è il mercato tedesco, il DAX, che ha raggiunto, superato e speriamo confermare anche il livello 11.000 per la prossima settimana, anche se bisogna dire che a questo punto sta semplicemente recuperando anche lì il fatto di essere stato nelle settimane passate, anzi nei mesi passati, molto più deboli rispetto ad altri mercati anche europei, sia per il caso Volkswagen che per il caso della Deutsche Bank. Osservando il mercato italiano attraverso l'indice FTSE MIB è possibile osservare che a partire dal doppio minimo in area 20.500 le quotazioni siano salite molto rapidamente ma non siano andate oltre il livello 22.800, ma al contrario da quel momento hanno cominciato a ritracciare con una certa variabilità e volatilità intraday, sviluppando un movimento laterale o laterale discendente. Si tratta in effetti di un canale discendente e sopra il quale, al superamento della barriera superiore dello stesso canale, quindi in area 22.600, vi potrà essere un'operatività di natura long, altrimenti sotto il livello 22.100 vi dovrà essere per forza un'operatività di natura short con un obiettivo ribassista fino a 21.750. L'indice americano Standard & Poor's invece è impostato molto diversamente perché a partire dal minimo 1860 dello scorso settembre, sì, è vero che le quotazioni sono anche in questo caso salite in modo molto veloce, ma dopo un piccolo doppio minimo in area 2110 le quotazioni sembrano violare alla ribasso la trend line rialzista e poter avere un spazio di discesa fino addirittura al 2030-2035. Da segnalare anche che l'indicatore MACD sta per incrociare a ribasso. Come detto, quindi l'euforia di questo fine settimana non ci deve comunque trarre in inganno, perché i livelli di breakout importanti e convincenti per aprire posizioni long sui vari mercati azionari sono ancora lontani o comunque tutti da confermare. Per quanto riguarda il FTSE MIB, il livello è 22.600, per quanto riguarda il DAX è il livello 11.000 in chiusura daily e per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500 americano, almeno ritorno verso il livello 2.100 punti. Altri mercati interessanti da segnalare, l'euro-dollaro che è decisamente sceso, attualmente siamo sul livello di 1,07, ma inevitabilmente nelle prossime settimane arriveremo ad un minimo importantissimo, probabilmente a romperlo, quello dell'1,05, poi forse verso la parità, e poi da segnalare anche il crollo avvenuto negli ultimi 10 giorni delle quotazioni del dollaro che si sono riportati su un minimo molto, molto basso, che è quello dell'area 1070-1080 che era stato realizzato nel luglio scorso, ma nonostante queste basse e veloci quotazioni dell'oro, il consiglio operativo comunque non è quello di acquistare al momento, ma aspettare di acquistarlo a livelli ancora più bassi perché probabilmente i supporti verranno violati.